Seconda stagione di In Cronaca e ripartiamo da qui, dall'hotel Lo Scoiattolo a Pescasseroli, per affrontare un tema delicato, quello dei centri di accoglienza. E di qualche giorno fa la notizia delle barricate in Polesine per respingere l'arrivo di immigrati in un piccolo centro. Qui a Pescasseroli invece la storia è diametralmente opposta, perché qui in questo centro, in questo hotel Lo Scoiattolo, ci sono una cinquantina di immigrati provenienti da gran parte dei paesi africani e c'è un'ottima integrazione con l'amministrazione comunale, con i cittadini, con il territorio tutto. E così, allora, siamo venuti a vedere come stanno realmente le cose, ma racconteremo anche l'altra faccia della medaglia, ovvero dove le realtà in cui questa accoglienza non funziona come dovrebbe, e ci sposteremo a Montesilvano per raccontarvi altre storie. Esiste un'emergenza immigrati in Abruzzo? Avendo provato inutilmente ad attingere la fonte diretta delle prefetture, non ci resta che ricorrere a fonti politiche, quella del gruppo di Forza Italia, che nello scorso consiglio regionale ha snocciolato i seguenti numeri. Ad oggi sarebbero circa 3.000 i presunti profughi presenti sul territorio regionale e 71 le strutture accreditate. Nella nota però si fa anche il riferimento, da qui l'impossibilità ad avere a disposizione dati certi, anche gli allontanamenti volontari di migranti che, arrivati in Abruzzo, fanno perdere le loro tracce, oppure le revoche delle misure d'accoglienza e delle richieste di asilo con ricorsi annessi per buona pace delle cancellerie dei tribunali sempre più sommerse di carte. La procedura, del resto, parla chiaro: a disporre sulla materia senza possibilità di opposizione le prefetture, che ad ogni arrivo comunicato dal Ministero annuncia i bandi ai quali possono partecipare hotel, centri d'accoglienza e sui quali possono far poco i sindaci. Sul piatto circa 2 milioni e 400 mila euro al mese a disposizione di gestori hotel, cooperative o società specializzate. A livello regionale, quello che per ora si è riusciti ad ottenere è un impegno da parte del Presidente della Regione ad acquisire dati reali del numero dei decreti di allontanamento, approvazione delle modifiche alla legge 46 del 2004, calendarizzazione di incontri con l'ANCI per individuare soluzioni condivise per l'accoglienza e la gestione del fenomeno migratorio e valutare la possibilità di un hub regionale, sollecitare alle Camere un progetto di legge che deve imporre ai privati che operano nel business dei migranti di rendicontare le spese sostenute ed infine sollecitare ai gruppi di lavoro regionali la questione dell'accreditamento e autorizzazione di strutture. Questo è il contesto sul quale però è comunque necessario non esprimere giudizi di pancia e provare magari a documentare le buone e le cattive prassi, anche per conoscere da vicino e più a fondo il fenomeno. Da qui le due storie contrapposte che stasera vogliamo raccontarvi. La prima, quella buona, ci porta tra i monti dell'Aquilano. In a future. Spesca si è visto bene, sì, perché la gente si è molto gentile. Lo aiuta per fare qualche cosa tutti i giorni. Il
centro di accoglienza al momento ospita 48 ragazzi, la capienza massima è di 50 e alcuni di loro sono arrivati già da qualche mese, altri più di recente, sono di provenienze diverse, alcuni provengono dal Gambia, dalla Nigeria, dal Camerun, dal Senegal, dall'Eritrea. Voi fate anche un certo tipo di attività, dicevamo non semplice dormitorio, ma comunque date dei servizi a questi ragazzi? Certo, nel centro di accoglienza quotidianamente c'è la presenza del mediatore culturale, della docente di lingua e cultura italiana, inoltre vengono svolte altre attività didattiche, quali ad esempio il corso di ceramica di Creta, le lezioni settimanali svolte con il legale che spiega loro la normativa in materia di immigrazione e ricevono sostegno psicologico. Anche per quanto riguarda la cucina si cerca di rispettare quelli che sono le loro abitudini alimentari, i loro gusti e fondamentalmente c'è una convivenza pacifica, non ci sono problemi di alcun tipo, il territorio ha risposto bene a questa realtà, nel paese sono ben integrati, l'amministrazione comunale ha ben accolto questa realtà, settimanalmente con una cadenza bisettimanale adesso un gruppo di ragazzi partecipa al progetto ideato proprio dall'amministrazione comunale che prevede la collaborazione degli ospiti in quelli che sono i lavori socialmente utili svolti dal personale del comune e tutto sommato una realtà positiva. La società che gestisce questo hotel ha altri 12 centri in tutta Italia, mi raccontavate? Sì, la società è Gestione Orizzonti, è una società in espansione che ormai si occupa del settore immigrazione da 3 anni con circa 12 centri in tutta Italia tra Lazio, Abruzzo e Molise. E rispetto a chi dice che magari in tutto questo c'è un business, vogliamo spiegare meglio che l'attività che svolgete non si limita solo a piccole cose o non è solo lucro, ma c'è anche un'attività sociale importante alle spalle? Lavoriamo quotidianamente fondando il nostro operato su quella che è la relazione, quindi cercando di facilitare l'inserimento di questi ragazzi in un contesto per loro nuovo e cercando di accompagnarli in quello che è il sistema immigrazione, in quelli che sono le varie tappe del loro percorso che devono seguire, diciamo, prima di ottenere quelli che sono i documenti o lo status di richiedente asilo di rifugiato. In conclusione, la vostra realtà ha avuto un risalto nazionale anche per una testimonial d'eccezione, lo possiamo dire? Abbiamo avuto l'onore di ospitare in struttura il mese scorso la scrittrice Dacia Maraini, che ha voluto incontrare i ragazzi, ha voluto conoscere le loro realtà, il loro punto di vista e per noi è stato un onore poterla ospitare nella nostra struttura. I ragazzi sono stati felici di poter condividere con lei le loro aspettative, i loro sogni, ciò che pensano in uno stato nuovo qual è l'Italia per loro. Uno dei rari casi nei quali l'amministrazione comunale non solo ben accoglie questo tipo di realtà, ma addirittura si dà da fare per dare il proprio contributo, per aiutare e per in qualche modo agevolare l'integrazione con il territorio. Siamo con Francesca Grassi. Che cosa è accaduto qui a Pescasseraro? Beh, sostanzialmente è accaduto forse quello che accade in tante parti d'Italia. Fine dell'anno, inizi del 2016, la prefettura ci comunica che a Pescasseroli verrà aperto il primo centro di accoglienza. Non nego che per noi è stata una notizia in un primo momento un pochino scioccante, poi come dire, ci siamo rimboccati le maniche, più che viverla in maniera negativa abbiamo cercato di viverla come un'opportunità di crescita per tutti, non soltanto per i ragazzi ospiti all'interno della struttura, ma anche per noi, un'esperienza che ci mette di fronte a una serie
di sfide, e credo che la comunità di Pescasseroli abbia reagito bene a questi ragazzi. E credo che appunto sia una crescita reciproca per loro, che imparano a conoscerci, e per noi che conosciamo loro. L'integrazione in questo anno di vita insieme, un'integrazione consolidata in qualche modo? Certamente, un'integrazione che si sta consolidando. Da parte dell'amministrazione di Pescasseroli io devo dire che è stato cura e interesse del sindaco quello di fare in modo che noi ci si prodighi perché questi ragazzi possano stare e vivere il nostro territorio nel modo migliore. Io in modo particolare mi sono presa un po' il compito di seguire i ragazzi più da vicino all'interno della struttura. Sono la tutrice di 9 minori che sono arrivati a Pescasseroli. Con loro ho condiviso i momenti importanti, quelli delle audizioni per la richiesta dei richiedenti asilo. Per alcuni c'è stato un esito positivo e quindi abbiamo gioito, per altri un po' meno, e ci siamo prodigati con Fabiola, la responsabile del centro, per fare ricorsi e per fare in modo che comunque tutti abbiano delle opportunità concrete. È stata cura di questa amministrazione creare delle piccole opportunità di crescita. Infatti abbiamo, con il placet della prefettura, abbiamo dato inizio a dei lavori socialmente utili, che sono nati un po' come aiuto per la manutenzione del territorio, con l'obiettivo di far conoscere ai cittadini, forse anche a quelli un po' più reticenti, le potenzialità di questi ragazzi, e anche per far sentire loro utili rispetto all'organizzazione di una comunità. Devo dire che si potrebbe fare di più, io non nego questo, si potrebbe certamente fare di più, perché in questo momento loro si occupano semplicemente di sostenere gli operai nella cura e nella manutenzione del territorio. Sarebbe stato bello da parte nostra riuscire a dare loro un'opportunità di crescita professionale, magari affiancandoli a dei muratori, a dei falegnami, ma in questo momento all'interno dell'organico del comune non abbiamo delle professionalità tali da poterle affiancare. Spero tanto che con il tempo e con l'aiuto anche dei cittadini si possano riuscire a fare dei progetti integrati, a far crescere questa convenzione in maniera con maggiore spessore. Questo è il mio obiettivo per il futuro. Certamente Pescasseroli, io devo dire questo, che proprio la comunità di Pescasseroli, nonostante forse un primo momento di disorientamento, ha comunque reagito bene. E anche loro comunque si comportano bene, quindi aiutano in qualche modo a instaurare un clima di reciproca fiducia. Un giorno, quando tutto si sarà sistemato, cosa vorrà fare Assis? Un lavoro? Un lavoro, sì, sì, c'è la possibilità di fare qualche cosa, sì. C'è un lavoro particolare che ti piace? Qualsiasi tipo di lavoro. Guidare. L'autista? Sì, l'autista, sì. Ti piace fare l'autista? Sì. Beh, ti auguriamo che tu possa diventare un grande autista, no? Sì, penso sì. Con la volontà, sì, sì, c'è la volontà, sì. Voltando la medaglia, veniamo catapultati dai Monti Aquilani alla costa pescarese, precisamente a Monte Silvano. Le immagini di Diego Martelli si riferiscono all'area adiacente l'hotel Excelsior. Sulla carta dovrebbe ospitare un centinaio di immigrati, ce ne sono 300, ma l'aspetto più sconvolgente è che delle meritorie attività di integrazione che abbiamo riscontrato a Pescasseroli, qui nemmeno l'ombra, con gli immigrati ostaggi dell'ozio dalla mattina alla sera, e i residenti della zona sempre più preoccupati di eventuali derive sul piano comportamentale. Situazione simile anche all'hotel Ariminum, zona grandi alberghi.
c'è una sorta di peccato originale. In qualche modo dobbiamo anche stare attenti a definire troppo semplicemente determinate posizioni razziste. Ad esempio, quello che vi vogliamo proporre ora è un contributo del presidente regionale di Assobalneari Federturismo di Confindustria Ottavio Di Stanislao, che ci propone uno spunto di riflessione, ovvero quello relativo al principio di sussidiarietà, che in questo fenomeno, ovvero quello dell'accoglienza, viene in qualche modo a mancare, come se città, cittadini, ma anche amministratori pubblici vadano a subire loro malgrado decisioni prese dall'alto. Non è così, Ottavio? Sì, dunque, in questa materia così delicata e scottante si tende a dimenticare che c'è in gioco il destino e la sorte di una collettività. Negli ultimi decenni ci si è battuti per l'affermazione di politiche federaliste che sono connotate al principio di sussidiarietà, in base al quale le decisioni che riguardano una comunità locale vanno prese in quegli organismi quanto più possibili e vicino al luogo in cui poi queste decisioni si debbono riverberare. In questa materia siamo tornati indietro forse di, non so, di decenni, scelte molto drammatiche a volte, non solo per le comunità ma per le stesse persone, per gli stessi migranti, decise a tavolino al Viminale ed eseguite manu militari dalle prefetture, che non tengono in alcun conto quelle che sono le esigenze, quelle che sono le peculiarità delle comunità, delle esigenze socio-economiche delle popolazioni dove queste scelte vanno ad incidere. Qui rischiamo concretamente di disintegrare un apparato produttivo, quello del turismo, che a Montesilvano è diventato, dopo il crollo dell'edilizia e dell'artigianato, è diventato l'ultima spiaggia per l'economia locale. Rinchiudere decine di persone, ben oltre quella che è la capienza ufficiale di una struttura ricettiva, andare in overbooking, potremmo dire, non va solo a scapito dei cittadini che sono allarmati, ma anche di questi ragazzi che sostanzialmente, per quello che mi risulta, non hanno alcuna prospettiva sul loro futuro. 200-250 persone chiuse, giovani, ai tanti, ben prestanti, rinchiusi in una struttura ricettiva. Io non credo che a lungo andare il problema possa diventare di ordine pubblico. L'allarme sociale è grande. Mi risulta che alle rimostranze del sindaco si sia risposto da Roma per il tramite delle prefetture, ovviamente, perché poi così questa è la dinamica, con un'alzatina di spalle. Sembra che non, l'importante sia rispettare questa ripartizione sul territorio, costi quel che costi. La domanda che io mi pongo: le decine, centinaia di ragazzi ghettizzati all'interno dell'ex hotel Excelsior, che futuro, che prospettive hanno? Vogliamo noi renderli dei criminali? Perché un giovane che rimane senza far nulla dalla mattina alla sera per lunghi periodi di tempo, qualche problema lo può dare a se stesso, ma lo può dare soprattutto alla collettività che lo ospita. Pensare di fare accoglienza di queste povere persone migranti che fuggono da situazioni sicuramente drammatiche in strutture alberghiere è qualcosa di sbagliatissimo. Non è questa la vera accoglienza. Noi siamo stati sempre contrari come Federalberghi. Pensiamo che accogliere queste persone, sì, è vero che è un nostro dovere, ma soprattutto accogliere in situazioni dignitose, ma soprattutto non ghettizzarle, soprattutto non creare un problema a un'economia che già ne ha tanti. Quindi mi riferisco al discorso turistico delle località dove insistono, diciamo, queste strutture alberghiere. Gli enti preposti a livello nazionale, a livello regionale, a livello
a tutti i livelli debbono innanzitutto trovare soluzioni alternative. A mio avviso ci sono, possono essere, sicuramente sono strutture che in abbandono presso nelle varie regioni d'Italia, in tutta l'Italia, mi riferisco a caserme dismesse che possono essere riqualificate, a strutture del clero, mi riferisco a conventi, a strutture che sono dello Stato, e mi chiedo, ad oggi è stato fatto un censimento di tutte le strutture che lo Stato ha in tutta Italia? Gestori di hotel con l'acqua alla gola e dunque senza scrupoli, cooperative interessate solo ad intascare i contributi? Abbiamo contattato chi con queste cooperative ha collaborato, scoprendo da un lato che il rischio per molti è concreto, ma dall'altro che se c'è la buona volontà è anche possibile evitare di innalzare muri scegliendo la strada dell'accoglienza intelligente. L'albergatore non può, che è in possesso di una struttura ricettiva, non può da solo proporre accoglienza. E perché il servizio di accoglienza è composto di una serie di caratteristiche, solo una delle quali è residenziale. Ci sono un'altra serie di servizi che vanno fatti, alcuni anche molto delicati, assistenza sociosanitaria, assistenza psicologica, legale, una serie di istruzioni su abilità e su competenze che loro non hanno, essendo ospiti di un paese straniero. Allora il discrimine di qualità tra queste due cose può in effetti creare sacche di speculazione, nel senso, se i servizi si fanno e si fanno bene, allora non c'è possibilità di arricchimento, anzi bisognerebbe fare anche i conti bene per non andarci a rimettere. Se invece questa forbice si restringe, è ovvio che ci sono, come dire, soldi non spesi per servizi non resi, e allora ci sono ovviamente degli utili ingiustificati. E abbiamo già rappresentato alla prefettura di Pescara una nostra idea che abbiamo trasformato in un progetto. La prefettura è in attesa di questo progetto per presentarlo al Ministero, che potrebbe anche essere qualcosa di innovativo. Cioè, mi spiego, qui ci sono degli elementi che compongono appunto l'accoglienza. Abbiamo detto prima, alcuni di questi elementi li devono fare le strutture qualificate per farle. Le altre invece componenti sono componenti tipo residenziale. Allora noi pensiamo che le componenti residenziali possono essere diffuse sul territorio. Pensate a una famiglia che ha un posto in casa, che già ha delle spese fisse proprie, l'affitto, i canoni di luce, acqua e gas, poi la spesa perché mangiano, lavaggio, lavanderia, stireria, eccetera, eccetera, già svolgono questo lavoro in casa. Questo lavoro invece in una struttura ricettiva deve essere fatto ex novo e quindi ha un costo. Non è che nella famiglia non hanno costi, però sono molto ma molto abbattuti. La stessa alimentazione, quella famiglia mangia, fa colazione, fa cena e quindi un posto in più, aggiungi un posto a tavola, diciamo, ha un'incidenza molto ma molto molto bassa. Noi pensiamo di accettare candidature di famiglie che poi andranno verificate dai servizi sociali comune per comune con cui vorremmo collaborare, ad ospitare un solo soggetto. Molte famiglie hanno, o perché il figlio si è sposato all'università o per una serie di, insomma, di questioni per cui c'è questa possibilità, diciamo, noi vorremmo che loro collaborassero. Di conseguenza tutti gli altri servizi potrebbero essere svolti in un hub, una specie di scuola, diciamo, dove questi ragazzi potrebbero essere inizialmente anche trasportati, ma subito dopo una delle abilità, per esempio, che loro dovrebbero imparare in Occidente è prendere l'auto, andare in bicicletta, riconoscere la segnaletica stradale, riconoscere le strade o come si fa ad orientarsi, o se ci si perde o se c'è qualche problema, come e a chi ci si rivolge. Quindi un ulteriore elemento, secondo me, di formazione. Ma soprattutto in questo hub si potrebbero anche dividere per abilità. Queste adesso sono una massa indistinta, ma queste persone magari hanno anche qualche vocazione, qualche capacità, facevano già magari qualche cosa, ed è un peccato disperdere questo patrimonio.
E c'è anche chi però continuerà a ragionare basandosi esclusivamente sulla paura. Anche per questi un tentativo di aiuto da parte di chi la paura l'ha vinta, entrando come il dito di San Tommaso nel costato di Gesù nel dramma umano di questi che sono prima di tutto esseri umani. La giornalista scrittrice Patrizia Angelozzi e lo psicologo psicoterapeuta della cooperativa Matrix ci parlano del loro libro Il confine umano, edito da Janieri, che raccoglie 7 testimonianze. Storie diverse, paesi diversi, realtà diverse completamente fra loro, alcune molto molto forti e altre più serene, sicuramente di 7 uomini in cerca di pace. 7 vite che riusciamo a tradurre, a capire attraverso l'incontro ed eliminando quello che è il confine, no? fra le persone. Secondo lei è stato più utile per loro raccontarsi o sarà più utile per chi leggerà queste storie? Sicuramente l'effetto terapeutico del raccontarsi ha avuto un fortissimo impatto emotivo. Ci sono stati ragazzi che hanno avuto, non nascondo, in un primo momento difficoltà nell'aprirsi, chi ha pianto nell'aprirsi, ma credo che di fondamentale importanza c'è stato proprio questo voler essere ascoltati. E siamo stati lì varie volte dentro i centri di accoglienza e abbiamo visto che l'effetto terapeutico dell'ascolto, del conoscersi, ha fatto sì, ha prodotto degli effetti stupefacenti con i ragazzi e l'equipe stessa. Potevo essere io da quella parte, a nascere da quella parte del mondo, o a dover affrontare determinate cose e scoprire che spesso godiamo di una libertà della quale non ci rendiamo conto. Inshallah, inshallah.